Buongiorno a tutti amici di Topland, effettivamente oggi è davvero un buon giorno, un'impresa straordinaria. Nessuno di noi avrebbe detto che saremmo riusciti a prendere 0 gol dal Barcellona tra andata e ritorno. E invece ce l'abbiamo fatta, alla faccia dei tanti gufi anti-juventini, ma anche juventini, perché ce ne sono, non nascondiamocelo. Eppure ero un po' preoccupato dalla partita di stasera, perché? Perché oggi uscendo da Palazzo Nuovo, uno dei palazzi centrali dell'Università degli Studi di Torino, un personaggio un po' strano, con una cresta bionda, tanti tatuaggi sulle braccia, un po' come me, anzi più di me, mi si è avvicinato e dicendomi di essere un profeta, mi ha detto: il Barcellona stasera farà la remontada, fidati di me. La Juventus uscirà, te lo dico io, fidati. Aveva un nome strano, si chiamava Raja. Nainggolan, una cosa del genere. E invece no, caro Raja, è andata diversamente anche questa volta. E quindi ora a sognare è lecito, perché è vero che siamo in semifinale, ma uno guarda sempre più avanti, perché la sogniamo. Anche se qui a Torino, quando si parla di quella coppa, c'è sempre un alone di scaramanzia. Tanto che stasera, mentre si guardava la partita con amici, a fine partita, esultando con entrambe le braccia al cielo, un amico fa: e adesso andiamo a prenderci la coppa. Improvvisamente le due braccia di tutti sono diventate una sola. Un braccio è scomparso. E ancora ora sto ricercando qualche pezzo di braccio in giro per il salotto perché sono effettivamente scomparse. Sta di fatto che, scherzi a parte, ce la meriteremmo noi tifosi e soprattutto tanti giocatori. In particolare uno, il nostro capitano Gigi Buffon, anche oggi perfetto nei pochi interventi che ha dovuto fare, ma soprattutto decisivo tra andata e ritorno. E penso che nel caso in cui riuscisse ad alzare quella coppa, sarebbe anche uno dei favoriti per vincere il pallone d'oro. Oddio, se la giocherebbe alla pari con Gabigol, secondo me per qualche voto potrebbe batterlo. Però occhio a Gabigol perché sarà l'insidia principale di Gigi Buffon nella corsa al pallone d'oro in caso di eventuale vittoria di quella coppa. E scherzi a parte, volevo concludere con l'atto finale di questa partita. Ho visto tantissime persone disperate e preoccupate per le lacrime di Neymar a fine partita. Volevo tranquillizzarle tutte. Neymar non stava piangendo, stava solo simulando. Ciao a tutti amici di Topland e fino alla fine, forza Juventus!